Nella giornata di ieri alle ore 5 si è tenuto il Gamescom in Germania, dove è stato rivelato un nuovissimo Pokémon, ossia Turtonator. Questo Pokémon, palesemente ispirato a una tartaruga, e dopo approfondiremo questo discorso, è stato ampiamente criticato dalla fanbase di Pokémon, cosa che non capisco dato che io lo ritengo uno dei Pokémon più belli creati finora in settima generazione, ma d'altra parte sono solo gusti, quindi non avrebbe senso criticarli. In ogni caso, oggi andremo a sviscerare le informazioni su questo Pokémon, cercando anche di formulare qualche piccola teoria sulla sua origine e su qualcos'altro che potrebbe venirmi in mente. Detto ciò, iniziamo subito e spero che in molti cambieranno idea su questo Pokémon. Turtonator ci viene definito come Pokémon tartabomba di tipo fuoco drago, alto 2 metri e pesante la bellezza di 212 kg. Come abilità possiede Guscio Scudo, un'abilità già vista che conosciamo tutti e che potrebbe essere particolarmente interessante in un possibile metagame di settima generazione. In ogni caso, questo Pokémon vive nei vulcani come era ampiamente pronosticabile e si ciba di zolfo, zolfo che va a costituire il materiale dal quale si scaturiscono le sue esplosioni. Difatti, questo Pokémon qua nel trailer ci è stato presentato proprio come Pokémon esplosivo e andando avanti con le descrizioni capiremo anche perché. Infatti, se questo Pokémon viene attaccato dagli aculi del suo guscio, quelli che vediamo praticamente appunto spuntare da questo guscio da tartaruga che si porta appresso, partono delle scintille che sono praticamente quello che fa innescare l'esplosione, in sostanza è un po' la detonazione. In ogni caso, questo Pokémon, appunto, trovandosi vicino ai vulcani, sfrutta la sua somiglianza con una roccia che io non rilevo, ma mi fido della Game Freak, per attirare le prede. Si confonde con le rocce e poi le attacca utilizzando la sua potente coda, provocando anche con essa un'esplosione. Ecco perché è Pokémon esplosivo, esplode in qualsiasi caso praticamente. L'esplosione si innesca ogni qualvolta viene toccato il suo guscio, come ci viene detto dal sito ufficiale. Il problema è che questa esplosione, una volta innescata, si scatena da questa apertura che si ritrova sulla pancia. Il suo problema è che questa apertura è anche il suo punto debole. Di conseguenza, questo Pokémon, se dovesse essere colpito nel momento in cui effettua questa grande esplosione, subirà notevoli danni. Ora, iniziamo a parlare della sua mossa specifica. La mossa è Guscio Trappola, dal trailer non si era capito molto bene. Questa mossa qua, all'inizio del turno, farà diventare proprio questo guscio una trappola. In questo modo, se il Pokémon verrà colpito in questo stesso turno, si innescherà un'esplosione devastante, che è quella che abbiamo visto anche nel trailer, ma che Game Freak ha accuratamente separato dall'animazione della mossa, in modo tale da confondere un po' le idee. Quell'esplosione era appunto la conseguenza della mossa Guscio Trappola. Ora, non ci è stato fatto vedere il dopo di quella mossa, ma leggendo la descrizione sopra io posso pensare che se questo Pokémon attuerà questa mossa, l'effetto secondario sarà la diminuzione delle difese. Perché? Perché abbiamo detto che se venisse colpito all'addome subirebbe ingenti danni. Questo mi farebbe pensare che avrebbe senso, diciamo, che dopo aver effettuato questa potente esplosione, questo Pokémon inizi a diminuire le sue difese, perlomeno per un turno, dato che questa apertura poi immagino che si richiuda. Passiamo ora ad analizzare il suo nome. Il suo nome è una combinazione sicuramente di due parole. La prima è verosimilmente Turtle, ossia tartaruga in inglese, mentre sulla seconda possiamo ipotizzare un bel po' di cose. Potrebbe essere, come ho detto io, Incinerator, ossia inceneritore, come potrebbe essere, una cosa che mi è piaciuta molto leggendo in un commento dello scorso video, Detonator, ossia praticamente detonatore, il che avrebbe senso dato che è un Pokémon che esplode, e personalmente ritengo questa soluzione la più probabile. Qualcuno ha anche abbozzato un Terminator che non sarebbe sbagliatissimo, perché alla fine è un Pokémon che comunque esplode, un vago senso ce l'avrebbe. Insomma, Detonator potrebbe essere davvero la parola giusta per definire questo Pokémon. Ora, a cosa potrebbe essere ispirato questo Pokémon? In molti l'hanno accostato alla tartaruga Mana Mana, ma se devo essere sincero, lo ritengo molto più simile ad un Kappa. Cos'è un Kappa? È uno spiritello del folklore giapponese, abitante dei fiumi. Questi spiritelli hanno le sembianze umane, umanoidi più che umane, e presentano questa sorta di capelli che sembrano quasi paglia, che sono riportati anche sopra il nostro Turtonator.
con quella cosa fatta, diciamo, marrone, gialla e rossa, che ricorda appunto questi capelli. Anche la bocca ha un suo perché, diciamo. Questi capi infatti presentano quello che sembra essere una sorta di becco, cosa che è presente anche nel nostro caro Turtonator. Ah, tra l'altro, se non sbaglio, i Kappa si erano pure visti in un episodio di Draimon, però non c'entra molto con quello che sto dicendo, quindi passiamo oltre. Ora parliamo un attimo del punto di vista competitivo. Questo Pokémon ha tutta l'aria di essere un tank impressionante, o comunque un Pokémon molto molto difensivo, in particolare difensivo fisico. Infatti, il fatto che abbia abilità guscio scudo, che impedisce i brutti colpi, richiama un po' questa idea di difesa. Diciamo che questa abilità è principalmente stata assegnata a Pokémon che presentano comunque gusci, conchiglie o comunque qualsiasi tipo di esoscheletro esistente. Il problema è che la sua mossa peculiare potrebbe implicare un calo delle sue difese una volta utilizzata. Nel caso, la descrizione che abbiamo letto prima venisse trasposta nel gioco esattamente come ci viene definita qua. Quindi questo Pokémon potrebbe sì avere una sua utilità in competitive, ma limitata a causa della sua mossa che gli implica una diminuzione delle difese. E sinceramente spero non sia così, perché obiettivamente la combinazione fuoco-drago è molto interessante, elimina debolezze del drago come il ghiaccio e il folletto e acquista semplicemente la debolezza alla terra e alla roccia. Quindi potrebbe essere interessante, soprattutto perché sappiamo che i Pokémon di tipo drago possiedono la capacità di imparare un vasto numero di mosse di qualsiasi tipo. E quindi nulla, fatemi sapere cosa ne pensate di tutta questa analisi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare con la vostra su questo Pokémon e su ciò che ho detto, e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate dai social che trovate in descrizione per rimanere sempre aggiornati e noi ci becchiamo in un prossimo video!